Ciao a tutti e benvenuti da Emanuele di Lega Hyrule. C'è una domanda che tormenta i fan della saga The Legend of Zelda e molto di più le persone che credono in una certa corrente di pensiero. Potrebbe esistere una Zelda uomo e viceversa un Link donna? I vari Link e Zelda, così come molti personaggi che compaiono nel corso della saga, sono sempre persone diverse, sebbene alcune di essi si somiglino tra loro. Per esempio, Link e Zelda di Skyward Sword non sono gli stessi Link e Zelda che si vedono in Ocarina of Time. I protagonisti del primo gioco si reincarnano in nuove persone nel corso della saga. Sembra logico considerare femminile lo spirito di Zelda e maschile lo spirito di Link, e che perciò sembra logico pensare che essi si incarnino in corpi dello stesso sesso. Bisogna però considerare che le anime non hanno sesso, e per questo gli angeli sono spesso raffigurati come esseri androgeni, ma non maschio e femmina insieme, bensì privi di sesso. Può essere sensata l'ipotesi che gli spiriti di Zelda e Link si incarnino in corpi del sesso opposto. Ma in realtà questo è un falso problema. Che Zelda sia una ragazza e Link un ragazzo non significa che l'una debba essere sempre la donzella in difficoltà da salvare e l'altro l'eroe impavido pronto ad andare a salvarla, poiché ciò non era vero nemmeno nei primi due episodi per NES. E grazie allo sviluppo dei dialoghi, delle vicende e dei personaggi, la saga di Zelda riesce ormai a mostrare molto più del rapporto salvatore-salvata. È vero, spesso Zelda si trova prigioniera, in pericolo, ma ripensate al motivo che l'ha condotta a quella situazione. Nel primo capitolo della saga, Zelda ha il coraggio di dividere la Triforza della Saggezza in 8 frammenti, disperdendoli in altrettanti dungeon in giro per Hyrule, in modo che Ganon non se ne possa impossessare. Nel secondo capitolo, invece, la principessa Zelda addormentata è stata maledetta dall'incantesimo di sonno eterno dal perfido consigliere di suo fratello, il re, perché egli bramava la Triforza del Coraggio, nascosta dal loro padre, affinché soltanto una persona degna di possedere la Triforza potesse ereditarla. Lei, comprendendo che il mago non era affatto una persona buona e che il fratello non meritasse la Triforza completa, si è rifiutata categoricamente di svelare loro il segreto e quindi è stata maledetta da questo incantesimo. In Ocarina of Time inizialmente è soltanto una bambina, ma nei 7 anni in cui Gandalf governa su Hyrule e Link rimane addormentato all'interno del Santuario della Luce, lei non si perde d'animo, non rimane 7 anni a piangersi addosso, ma si fa forza e si allena celando la propria identità sotto le spoglie di un ragazzo Sheik. In Wind Waker, più o meno della stessa età della Zelda bambina di Ocarina of Time, Dazzle è la giovane e tosta capitana di una ciurma di pirati. Arrivando a Skyward Sword, invece, Zelda decide volontariamente di rimanere sigillata all'interno di una crisalide per permettere a Oltrenuvola di prosperare, rimanendo dei secoli imprigionata in questo pozzo per vegliare sopra il sigillo di Mortifer. Dunque, se Link affronta delle prove per forgiare il proprio fisico, parallelamente Zelda affronta delle prove per forgiare il proprio spirito, che, vi ricordo, è quello divino della dea Ilia reincarnata. È giusto che un ragazzo e una ragazza crescano nel rispetto dei medesimi valori di patria, famiglia, onore, coraggio, rispetto della natura, della fedeltà, e che per questi valori siano disposti a morire. Da questo punto di vista, la principessa Zelda non è più una fanciulla da salvare, debole e indifesa, ma diventa una martire, colei che accetta volontariamente il rischio di essere uccisa dal male pur di non tradire i propri valori. E lo stesso vale per Link, il quale rischia costantemente la propria vita pur di contrastare i valori negativi portati da Ganondorf e ripristinare i valori positivi lasciati dalle dee al momento della creazione. Cosa pensate di questa teoria? Fatecelo sapere lasciando un commento qui sotto al video oppure sulla nostra pagina facebook.com/legahyrule. A presto! Sono una donzella, sono in difficoltà, me la cavo da sola. Buona giornata!